andiamo in cucina, andiamo a conoscere lo chef ospite di questa puntata e vediamo come ci cucinerà questo cervo. Benvenuti a Bolzano, città con due anime, due lingue. In cucina ci aspettano due chef, un uomo e una donna, per preparare il cervo che abbiamo portato qui dal nostro Appennino centrale. Quindi passiamo dall'Appennino alle Alpi. Allora, qui vedo gli ingredienti, naturalmente la sella del cervo, il cavolo cappuccio, poi ci spiegate cos'è quello là, un sale? Spezie miste, sedano, la mela. Come prima cosa si tagliano le pere a metà, le si puliscono molto bene internamente. Sì. In quel modo sì. Le pere vengono immerse nel vino Lagrange. Nel vino Lagrange. Quindi sì, e si lasciano dentro con la buccia. Sì, con la buccia. E marinara. Okay. Viene pulito solamente l'interno della pera. Quindi le lasciamo dentro nel vino rosso, nel Lagrange, marinarle per una ventina di minuti circa. Sì. Dopo aver messo a marinare le pere, si fa la polenta. Sì, qui in questo caso l'avete già preparata, giusto? Sì, eccola, certo, qua. La polenta casereccia. Un po' sciarico, non troppo densa. Perfetto, non troppo sì, densa. Certo. Come Dopo procediamo? Procederemo con il cappuccio in fette sottili. Sì. E anche se quando sarà stata tagliata la metà, il mezzo di cappuccio rosso, sì, lo metteremo anch'esso a marinare in Lagrange. Anch'esso per più o meno un quarto d'ora, 20 minuti. 20 minuti. Versare un po' d'olio sulla padella. Sì. Poi fare un trito di cipolle. Sì. E quindi versarcelo dentro a olio caldo. Quindi rosolare un po' di cipolla. Sì, fare un soffritto di cipolla. Quando le cipolle sono pronte, leggermente dorate, mettere nel composto il cappuccio rosso marinato. Adesso si abbassa il fuoco e si fa cuocere per un quarto d'ora. Gabriel, il cavolo è cotto, il cavolo cappuccio è cotto a questo punto, giusto? Certo. Passati i 15 minuti, terminati i 15 minuti della cottura, che avrete questo risultato, aggiungerete la mela e un cucchiaio di mirtillo rosso, di marmellata di mirtillo rosso. Aggiunti questi ingredienti, mescolare e lasciar cuocere per altri 5 minuti. Nel frattempo, le pere che avrete messo a marinare all'inizio, sì, le dovrete dorare. Dorare, quindi vengono messe in padella. Le dovrete caramellare, sì. Sì. Bisogna mettere una padella, farla riscaldare, metterci dentro un po' di burro. Sì. Appena il burro sarà sciolto e caldo, togliere le pere dalla marinatura, dal vino, e metterle dentro il burro. Passiamo adesso alla preparazione dell'ingrediente principale della ricetta, cioè il cervo. Qui abbiamo la nostra sella. Gabriel, che spezie sono queste? Le spezie miste è un composto preparato da noi in cucina, che comprende sale, pepe, origano, semi di senape, maggiorana e alloro. L'assaggiamento della carne serve a far saporire per bene la carne, insomma. Perfetto. A farli prendere tutti i sapori di tutte le spezie. Allora, riscalderete prima la padella. Sì. Quindi la metterete a riscaldare. Quando sarà calda ci verserete il burro. A fuoco alto. Burro chiarificato. Quando fa questa reazione significa che il burro è caldo. E così si cucinerà. Quindi si aggiungeranno sale e pepe, si aggiungerà le bacche di ginepro. Che profumo, mamma mia. Questo lo dobbiamo aspettare finché si prende praticamente la carne. Caramellizza bene. Sì, deve essere proprio ben bruciata un po' alla superficie. Adesso io vado a abbassare la temperatura in padella con del vino Lagrange. Sì. Spengo. Sentite che musica. E spengo. Abbasso il fuoco. Ah, fuoco basso adesso. Sì. E lascio andare per alcuni minuti finché l'alcol evapora, sì, e tutto quanto. Sì. Il cervo è passato dalla padella a già al tagliere e adesso non resta che impiattare. Qui ci sono tutti gli ingredienti, i contorni pronti. Perfetto, procediamo allora. Prendiamo la polenta. Il sangue dimostra l'effettiva morbidezza della carne interna. Il cavolo. Il cavolo. La pera. E un po' di marmellata. Sì, sì. Di mirtilli rossi. Il fondo. Del vino. Che deve essere. Wow. Allora procedo con l'assaggio, morbidissimo, un po' di polenta. Perfettamente equilibrati tutti i sapori, non ce n'è uno che prevarica l'altro. Prosit.